Anche i pipistrelli pescatori ricorrono all'ecolocalizzazione per orientarsi. L'udito può guidarli così bene che riescono a sentire un pesce che sale in superficie in uno stagno. Sfruttano quel suono assieme all'ecolocalizzazione per trovare un tempismo perfetto per scendere in picchiata nel momento esatto in cui il pesce risale abbastanza vicino alla superficie. Con una dimostrazione impressionante di tempismo e agilità di volo, il pipistrello sfiora l'acqua tirando su il pesce con le lunghe zampe e gli artigli. Utilizzando l'ecolocalizzazione e un udito straordinario, un pipistrello come questo può catturare e consumare fino a 30 pesci in una sola notte.